Unire il centro-sinistra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e allo stesso tempo creare un filo diretto con le rappresentanze del partito all'interno delle istituzioni provinciali e regionali per risolvere insieme i problemi storici che affliggono il paese. Muove da questo duplice obiettivo il progetto di costituire anche a Spinazzola un gruppo consiliare del Partito Democratico. L'ex sindaco Carlo Scelsi, insieme ad Antonio De Marinis e Angela Ludovico, hanno ufficializzato la nascita della nuova forza consiliare in continuità con il lavoro svolto sino a ieri nella lista civica Idee in Comune all'opposizione dell'attuale primo cittadino Michele Patruno. L'iniziativa è stata condivisa da Giuseppe Blasi, l'ex candidato sindaco che i tre consiglieri avevano sostenuto alle ultime elezioni comunali, e dai vertici locali e regionali del Partito Democratico. Qualche settimana fa abbiamo avuto un nuovo consigliere regionale, Lopalco, che è entrato nel gruppo regionale del PD, e stiamo facendo questi allargamenti in tutto il territorio pugliese. Naturalmente nella BAT c'è una particolarità, nel senso che c'è una grande effervescenza del Partito Democratico, e essere qui a Spinazzola è anche simbolico, perché Spinazzola è uno dei comuni più vicini alla Basilicata, più lontani dal centro della regione, perché voglio testimoniare il fatto che vogliamo essere ovunque forti e ovunque vogliamo provare a costruire il nuovo Partito Democratico che stiamo costruendo. Già definite le priorità attorno alle quali si svilupperà il lavoro del nuovo gruppo consiliare. La richiesta di servizi, soprattutto in un paese dove la popolazione purtroppo invecchia, la crescita delle persone più anziane è più veloce in quanto i giovani per l'occupazione si spostano, è fondamentale avere dei servizi. Non vogliamo, per carità, la luna, però assicurare il diritto alla sanità a tutti è fondamentale. Confermato il sostegno della regione alla risoluzione dei problemi storici di Spinazzola, soprattutto in materia di sanità e viabilità. C'era il timore di poter perdere alcune postazioni del 118 e questo è stato scongiurato. C'è un finanziamento, la delibera sarà approvata lunedì prossimo in giunta, che permetterà di ottenere circa 350.000 euro per la strada giù a Paredano, che era smottata, e per permettere appunto l'inizio dei lavori con quei finanziamento dell'area interna ottenuto dal Comune di Spinazzola per eliminare parte delle curve e quindi rendere il tragitto molto più sicuro e a portata dei cittadini di Spinazzola. Le elezioni comunali degli ultimi anni hanno visto il PD prima forza politica nelle città di Barletta, Andria, Trani e Bisceglie, una tendenza che il partito vuole confermare anche nei centri più piccoli della provincia. Siamo qui a Spinazzola, dove si sta facendo un bellissimo percorso. I consiglieri che si erano presentati contro la sindacatura Patruno oggi aderiscono al Partito Democratico. Alle ultime competizioni, anche qui purtroppo, ahimè, il Partito Democratico non era presente, oggi sarà presente in consiglio. Io sono particolarmente contento che il segretario regionale ha dato la valenza, perché è una cosa importante. E poi si sta facendo un grande lavoro. Vedo molti ragazzi e sono fiducioso che a Spinazzola dopo 10 anni si possa, quando si voterà, riconquistare la città.